bene. Mettiamo i piedi sotto le anche in parallelo, solleviamo le dita dei piedi e riappoggiamo dal mignolo all'alluce un dito alla volta, cercando di abdurre e separare il più possibile le dita nel pavimento, aumentando la nostra base d'appoggio. Portiamo leggermente il baricentro e il peso spostato in avanti sui metatarsi e spingiamo dalle dita dei piedi e dai piedi per sollevare i muscoli e elevare la nostra postura. La nuca si protende verso il soffitto. Mani sull'addome e andiamo a massaggiare energicamente, scaldare e risvegliare la powerhouse, il centro del nostro corpo, dove andremo ad attivare e sempre tenere attivo durante tutto il resto della lezione. Ora appoggiamo le mani, andiamo a fare due profonde respirazioni addominali. Inspiriamo dal naso gonfiando la pancia lentamente e profondamente, rilassiamo e concentriamoci ed espiriamo dalla bocca, esaliamo respiro caldo e risucchiamo l'ombelico in dentro verso la colonna vertebrale. E ancora una volta, inspiro profondamente, stiamo già andando a svegliare ed attivare il trasverso addominale, i muscoli profondi del nostro addome. Soprattutto ora espiriamo e risucchiamo in dentro e verso l'alto l'ombelico, abbottonandola alla colonna vertebrale. Attiviamo profondamente, pancia piattissima. Teniamo l'addome attivo, la pancia piatta e portiamo le mani al lato della gabbia toracica, nella zona delle coste fluttuanti, quindi la parte bassa della gabbia toracica, per le donne dove allacciamo il reggiseno. Abbracciamo la gabbia toracica tenendo la pancia piatta, inspiriamo dal naso gonfiando ed espandendo la gabbia toracica. Respirazione basso toracica ed espiriamo risucchiando profondamente, chiudendo le coste verso il centro. Ancora una volta, lì dove abbiamo le mani, inspiriamo e gonfiamo posteriormente sulla schiena e lateralmente ed espiro sgonfiando. Ultimissima, inspiro dal naso profondamente e fuori l'aria sgonfio, naso bocca. E lascio andare le braccia. Continuiamo a respirare così per tutta la pratica. Inspirando portiamo le spalle avanti, le solleviamo ed espirando le portiamo indietro e apriamo il petto, circonduzione lentissima delle spalle. Ancora una volta, inspiro, sollevo, tengo la colonna bene retta verso l'alto ed espiro, faccio scivolare le scapole verso il basso. Tiro bene le dita delle mani verso i piedi e vado a fare due lente circonduzioni con la testa. Una in un senso e una nel senso opposto. Inspiro per metà cerchio ed espiro dalla bocca per l'altra metà. Fluide, morbide, senza schiacciare la cervicale quando passo dietro. E poi centro. Ci siamo rilassati, concentrati, con questa attività mentale proseguiamo un po' più fluidamente nella pratica. Inspiro, porto le braccia parallele al pavimento, i palmi si guardano ed espiro, scendo col peso verso i piedi. Da qui inspiro, protraggo le scapole, le dita delle mani si allontanano e le scapole si separano. Ed espiro contrario, braccia sempre tese, le dita ritornano in posizione, le scapole si avvicinano dietro la colonna vertebrale. E ancora, inspiro, protraggo, mi stiracchio solo nella zona toracica. Ed espiro, retraggo. Tengo le scapole retratte, le braccia tese e stabilizzo la gabbia toracica lì dov'è, in linea col bacino. Inspiro, porto le braccia su, oltre la testa. Espiro, giù. Centro attivo, testa allineata, muscoli in spinta. Ancora, inspiro su, chiudo tutto il fronte davanti del corpo, espiro giù, rendo forte il mio addome, inspiro su e resto su,
Espiro, faccio scivolare le scapole verso il bacino. Inspiro, le elevo su, 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 come proprio a stiracchiarmi. Espiro giù, sempre dentro l'addome. Espiro su. E giù. Resto con le scapole verso il basso. 8 rimbalzi indietro delle braccia tese. Fuori l'aria ogni volta. 5, 6, 7, 8. Resto lì, tocco il punto più lontano. Scendo e scendendo ruoto i palmi verso l'alto. Resto con le braccia parallele al pavimento. E ancora. 1, 2, testa allineata. 3, 4, 5, 6, 7, 8, tocco il punto più lontano, ruoto i palmi verso l'alto e scendo e vado. 1, 2, fuori l'aria ogni volta, 3, dentro l'addome ogni volta, 5, 6, 7, 8, resto lì e vado a fare su e giù con le braccia, toccando il punto più lontano, porto su le braccia inspirando e fuori l'aria porto giù le braccia, 4 volte fluide, ancora 3, vai, su. Inspiro e giù, in teoria dietro di me non dovrei vedere con la coda dell'occhio le dita delle mani che passano, su e giù e ultima volta, sembra semplice ma i muscoli sono già attivi, e giù, contrastiamo le gobbe, rilasso le braccia, mento verso lo sterno. E lentamente srotoliamo la colonna verso terra, una vertebra alla volta, cerchiamo proprio di mobilitare e curvare tutta la colonna vertebrale. Peso sugli avampiedi, mi raccomando, e ginocchia un pochettino morbide essendo all'inizio della pratica. Pieghiamo più profondamente le ginocchia e ancora più lenti srotoliamo. Bene retroversione del bacino, l'ombelico scappa via dalle cosce, pensate di avere un cucchiaio al posto del bacino. E riallineiamo tutta la colonna vertebrale, subito le scapole a posto e la testa in linea, inspiro e fuori l'aria srotoliamo di nuovo come abbiamo fatto prima. Restiamo ora a terra, sempre gambe morbide. Socchiudo un pochettino la bocca, quindi labbra un pochettino separate, lingua staccata dal palato e dico di sì con la testa, morbide e piccoli movimenti per rilassare la cervicale e respiro attraverso le labbra. Alla stessa maniera dico no con la testa. Fermo la testa, rilassata, e abbraccio i gomiti. Rilasso la testa tra i gomiti e dondolo a destra e a sinistra e su e giù. Piccoli movimenti. Così facendo allungo, rilasso la colonna e iniziamo a stiracchiare un pochettino tutto il corpo. Lascio andare. Piego le gambe profondamente, spingo dai piedi e come abbiamo fatto prima srotoliamo. Ok, andiamo ancora un po' più nel vivo dell'attività, andiamo ad attivare un po' di più i nostri muscoli, porto indietro leggermente il peso e scendo in squat, busto avanti ma schiena bella in linea, bella aperta, e su, e ancora giù, utilizzo tutti i muscoli, alzo l'arcata plantare interna dei piedi e su, la schiena mantiene le sue curve naturali, giù, pavimento pelvico attivo, ombelico in dentro e su, ultimo, giù, restiamo, gabbia toracica chiusa, sollevo le braccia, inspiro e espiro giù, solo 4 volte, su e giù, distraiamo le gambe muovendo le braccia, su e giù, su e resto su, mi allungo verso l'alto, mi allungo, ma scendo ancora di più col bacino e poi spingo e un equilibrio. Usiamo tutta quella forza e lentamente scendiamo. Braccia sul bacino, mani sul bacino, spingo il bacino verso il basso, così aiuto la colonna vertebrale a svettare, stacco bene la gabbia toracica dai fianchi. Portiamo lentamente l'asse del corpo maggiormente sulla gamba destra e lentamente stacchiamo il piede sinistro.
Sfioriamo con l'alluce, da lì 8 volte fuori l'aria salgo, inspiro, sfioro, e su, 2, e giù, e 3, e giù, e 4, e giù, e 5, e giù, centro forte, 6, 7, ultima volta, 8, e appoggio, subito porto il peso e vado dall'altra parte, e fuori l'aria, 1, e giù, 2, e giù, 3, e giù, 4, 5, 6, il corpo è allineato, i muscoli in spinta, 7, e 8, e appoggio, e andiamo di nuovo lentamente a srotolare la colonna. Questa volta porteremo le mani in appoggio a terra, piegheremo le ginocchia, un ginocchio alla volta andremo a terra. Per chi ha qualche difficoltà, problema alle ginocchia, possiamo trovare un supporto e un aiuto per arrivare in questa posizione. Restiamo in ginocchio, ma solleviamo il bacino. Portiamo le braccia parallele al pavimento con i palmi che si guardano. Andiamo a fare la Z. Terremo la schiena neutra, il pube leggermente in spinta avanti solo per non cedere alla tentazione di scendere col bacino. Dovremo sentire lavorare fortemente i quadricipiti e andiamo indietro allineando dalle spalle alle ginocchia. Disegniamo una Z e spingo e torno su. E vado indietro e torno su. E dietro 3, ne facciamo 4 e torno su. Ultimo, resto giù. E come abbiamo fatto con gli squat, 4 volte porto le braccia in linea con la testa, gambe toracica forte chiusa, e giù e su. Sentiamo forte l'ombelico, il trasverso e il pavimento pelvico attivo, e su e giù. Ultima volta, su. Ci fermiamo con le braccia parallele al pavimento, con l'ultimo sforzo torniamo su. Ok, andiamo in quadrupedia, 4 zampe, dita delle mani belle aperte, tutti i polpastrelli ben in spinta, mani sotto le spalle, ginocchia alla larghezza delle anche sotto le anche, non crolliamo con la testa, schiena neutra. Quindi se immagino di avere una piccola bacinellina appoggiata sul bacino, la bacinella con l'acqua non si capovolge, non mi bagno né la schiena né i piedi. Da qui, sempre con i gomiti belli tesi e in spinta, fuori l'aria, creiamo una grande curva, una grande gobba con la colonna vertebrale. Retroversione profonda del bacino, risucchio l'ombelico, che vuole andare fino al soffitto. Inspirando, allineo la colonna in neutro, ritorno nella posizione originale. Nuca che spinge verso l'alto, fuori l'aria gobba, mobilito la colonna e attivo il centro del corpo, sempre. Inspiro, schiena neutra. Prendiamolo più profondo, fuori l'aria gobba. Stringo la spugnetta nei genitali per le donne, quindi attivo profondamente il trasverso, inspiro, passo dal neutro, allontano testa e coda e vado a inarcare. Lo sguardo sale tanto quanto riesco a aprire il mio petto e ancora spingo fuori l'aria, gobba. Resto un momento e penso di tirare, stando nella curva, nel cat stretch, le mani lontane dalle ginocchia. Sentirò la schiena che si allunga ancora più in profondità. Inspiro, di nuovo passo dal neutro, allungo ogni volta la colonna, favoriamo sempre l'allungamento e guardo su in arco. E questa volta penso di avvicinare con le mani le ginocchia. Se avessi un tappetino sotto di me, penso di avvicinare il tappetino. Schiena neutra. Dentro bene l'ombelico, forte il centro, spingo maggiormente sulla mano sinistra, cammino fuori col braccio destro, tengo le spalle ben allineate, allungo e salgo col braccio teso al lato dell'orecchio. E ritorno fluido a terra. Sinistra, cammino. Inspiro, fuori l'aria, allungo e salgo, favorisco sempre l'allungamento e scendo. E gamba destra, scivolo fuori,
Strizzo il gluteo e salgo lontano, fianchi dritti. Sfioro il pavimento e torno col ginocchio nella posizione di partenza. Stessa cosa a sinistra, sollevo e su. Ovviamente posso fare più ripetizioni o restarci anche più a lungo. Appoggio e giù. Un po' più difficile, cammino fuori col braccio destro e intanto anche scivolo con la gamba sinistra. Fortissimo il centro del corpo, allungo e sollevo braccia e gambe opposte, controlaterale il movimento. Scendo, possibilmente gambe e braccia insieme, torno più fluido che posso. E ancora dall'altra parte, fuori, inspiro, fuori l'aria su. Appoggio e scendo. Andiamo pancia a terra. Mani a cactus, a candelabro, a lato del corpo. Terremo dalle mani i gomiti fermi a terra, quindi non ci spingiamo stendendo le braccia. Bene piedi attivi, tanto che le gambe sono forti, le ginocchia si sollevano leggermente da terra. Glutei attivi, non tanto per strizzarli verso il centro, quanto come a volerli infilare in un taschino, così da spingere il pube a terra. Attenzione per gli uomini, nel caso mettiamo un piccolo cuscino, un piccolo supporto sotto la zona del pube, e anche per le donne nel caso abbiano particolare fastidio. Risucchio l'ombelico, quindi la pancia è lontana dal pavimento. Inspirando ruotiamo le scapole, le retraiamo e deprimiamo verso il bacino. Fuori l'aria, forte il centro, salgo e apro il petto. Estensione toracica numero 1. Inspiro giù e fuori l'aria 2, se ho bisogno ogni volta risistemo le scapole e giù, fuori l'aria 3, andiamo a lavorare con la nostra schiena, i nostri addominali, i nostri glutei e giù, fuori l'aria 4, restiamo su, testiamo se siamo su davvero con la forza della nostra schiena, stacchiamo le braccia. Uniamo i palmi delle mani sotto la fronte e scendiamo appoggiando la fronte sulle mani. Benissimo. Un lavoro simile lo facciamo anche con le gambe. Pensiamo di allungarle lontanissimo, come voler proprio staccare le gambe dalle anche, e solleviamo le gambe il più possibile tese, possibilmente sollevando anche le cosce, e lentamente scendiamo. E ancora, fuori l'aria su, sempre centro attivo, ombelico in dentro, il Pilates vuole proprio che il centro sia sempre forte, e giù, e tre, e giù, e favoriamo sempre questa idea di allungamento e di fluidità, e quattro, ci concentriamo e respiriamo, e giù, benissimo, porto le mani a lato del corpo, estensione toracica numero 2. Facciamo lo stesso lavoro fatto prima, ma questa volta le braccia non ci possono aiutare. Inspiro, ruoto le scapole e fuori l'aria salgo. Apro bene il petto, clavicole lunghe. Non schiacciate la cervicale. E giù. E due, salgo. E giù, rilasso il viso. E tre, provo a fare fatica senza darla vedere. E giù, nel caso sorrido. E 4, resto su, sollevo anche le gambe, anche meno, e scendo e rilasso. Guardo verso la telecamera e dondolo col bacino. Andiamo subito così a rilassare la schiena che ha lavorato finora. Portiamo le mani a lato delle spalle e ci rispingiamo indietro portando i glutei sui talloni. Andiamo nella posizione di riposo che ha molti nomi diversi, child pose, child pose, posizione della conchiglia, del bambino. In questa posizione ricompensiamo la schiena che ora abbiamo esteso, andiamo invece a fletterla e con l'ombelico scappiamo via dalle cosce. Riporto le mani vicino alle ginocchia e srotolo la colonna, passo sul sedere e mi metto seduta. Ok, siamo seduti, spostiamo la carne dai glutei per ancorare bene gli ischi a terra e spingiamo le gambe attive a terra.
Con le mani dietro il bacino solleviamo bene la colonna vertebrale, ingaggiamo il nostro centro del corpo per stare su, pensiamo a una pila di monete impilate che non devono mai stortarsi altrimenti cadrebbero, da lì stacchiamo le braccia e siamo più dritti che possiamo e portiamo le braccia avanti, palmi che si guardano. Final twist, inspiro, cresco ancora di più verso l'alto, fuori l'aria piego il gomito destro come se incoccassi la freccia e vado in torsione, cercando di stare più su che posso, unisco le scapole, inspiro, torno. E dall'altra parte, fuori l'aria, incocco la freccia e torno, inspiro, ogni volta cresco sempre più su, fuori l'aria, centro attivo, pavimento pelvico attivissimo e torno. Ultimo. E torno. Tre colpi ora, fuori l'aria tre volte. Uno. E torno. Ancora a sinistra. E torno, allineo il più possibile la testa. Uno. Due. Tre. E torno, fluido il respiro. Uno. Due. Tre. E torno e rilasso le braccia e piego le ginocchia. Appoggio i piedi a terra, gambe parallele, ristacco di nuovo le braccia, sollevo ancora di più il centro del corpo, fuori l'aria, stretch in forward, mi tuffo avanti con la schiena curva, inspiro qui gonfiando i polmoni e fuori l'aria, half roll back, retroversione del bacino, srotolo indietro dove sento un pochettino di attività negli addominali, inspiro e fuori l'aria vado avanti, inspiro avanti. E fuori l'aria indietro, sempre centro attivo, spalle rilassate, collo libero. E fuori l'aria avanti, inspiro, questo serve subito a rilassare la schiena, fuori l'aria indietro. Bene, retroversione, in ed es. Ultimo, inspiro, fuori l'aria, vado e resto, quindi non andate troppo giù. Inspiro, sollevo le braccia. Espiro, scendo con le braccia, accarezzo l'aria, in ed es, in ed es, ultimo, in, es, braccia parallele, inspiro, fuori l'aria, mi tuffo avanti, inspiro, ultima fatica, espiro indietro, spalle rilassate, centro attivo, sollevo la gamba destra piegata e la riappoggio, bravissimi. Sollevo la gamba sinistra, non muovo la schiena, e giù, ancora gamba destra, e giù, respiro, sinistra, e giù, sollevo la destra, questa volta resto e sollevo anche la sinistra, sto, centro forte, un baby baby teaser, riappoggio, riappoggio, inspiro, fuori l'aria avanti. Mentre respiriamo, facciamo scivolare le gambe, stendiamo le gambe avanti. Non importa quanto ci flettiamo sulle gambe, quanto siamo snodati, lo facciamo solo per dare benessere e beneficio al nostro corpo. Allunghiamo tutta la catena cinetica posteriore, rilassiamo la testa e respiriamo. Bene, gambe attive, solleviamo le braccia parallele al pavimento. Facciamo half roll back da qui, quindi fuori l'aria, stretching forward avanti, up and over, braccia sollevate, gabbia toracica alta e vado indietro half roll back, inspiro qui, fuori l'aria avanti, ricordatevi up and over, lontano e sopra e indietro, questa volta restiamo indietro, sollevo una sola volta le braccia, sguardo tra le mani come se reggessi una palla e lentissimo di tenuto, scendiamo in quattro tempi, quattro, 3, cerchiamo di appoggiare un tratto di colonna vertebrale alla volta, 2 e 1 e finalmente rilassiamo il corpo a terra. Sentiamo l'appoggio del corpo, gli allineamenti, respiriamo. Fondamentale nel Pilates è il respiro che coordina il movimento, rilassa, placa la mente. Quindi è un'attività non solo fisica ma anche e soprattutto mentale. Portiamo le braccia lungo i fianchi, palmi delle mani a terra e pieghiamo lentamente le ginocchia. Appoggiamo i piedi circa sotto le ginocchia coi talloni paralleli
davanti agli ischi. Camminiamo con le dita delle mani verso i piedi per allontanare le spalle dalle orecchie e cerchiamo di portare il più possibile le spalle verso terra. Andiamo a fare dei piccoli movimenti con la testa. Facciamo scivolare la nuca a terra e rilassiamo la cervicale. E poi allineiamo la testa. Attenzione al mento che non deve mai allontanarsi troppo. Il taglio delle labbra è perpendicolare al pavimento. Attiviamo le dita delle mani, braccia tese, palmi verso il basso, ma sollevo un pochettino le braccia. Inspiro, doppio mento, head nod, guardo tra le ginocchia e fuori l'aria, salgo, strizzo l'ombelico, voglio portare le coste dentro nei pantaloni, nella vita dei pantaloni, e inspiro, scendo. Anche questa è una specie di snocciolata, doppio mento, fuori l'aria su, quindi srotolo la colonna su e inspiro giù. Ancora due volte, fuori l'aria su, dentro ogni volta l'ombelico e attivo il pavimento pelvico, tengo la pipì, inspiro giù, spugnetta per le donne, su, strizzo tutto e resto su. 8 rimbalzi verso l'alto, 1, 2, fuori l'aria ogni volta, 3, 4, sguardo verso le ginocchia, 6, 7, 8, resto su, inspiro, fuori l'aria, schiaccio tutta la lombare a terra, imprint e stacco le gambe a tavolino, prima una, poi l'altra. E finalmente scendiamo col collo, la testa e le spalle. Andiamo a sfiorare ora il pavimento. Teniamo il ginocchio piegato, piedi in punta se possibile, gamba destra, scende, sfiora il pavimento, fuori l'aria e torno su. E lento, sinistra, lento e controllato e sempre schiena a terra e su. Non inarcate, destra e su, non mollate il centro, sinistra e resto. Piccola sforbiciatina, scambio. 3, 4, più vado lontano, più l'addome lavora. 7, 8, ginocchia sopra le anche, piedi in flex. Stendiamo la gamba lontano, fuori l'aria, gamba destra. E torno. Più la stendo, sinistra, e vado lontano, più sentirò il centro lavorare. E torno. Destra, fuori l'aria. Inspiro, torno. Sinistra resto e scambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sto, mani dietro la nuca, inspiro, fuori l'aria porto il gomito sinistro verso il ginocchio destro e da qui 4 volte soltanto scambio busto e gambe, criss cross. 3 e 4 e abbraccio le gambe al petto. Per chi vuole può ripetere la sequenza, fare più criss cross e lavorare di più con i propri obliqui, perché questi attivano gli addominali obliqui del corpo. Appoggiamo di nuovo i piedi a terra, camminiamo nuovamente con le mani verso i piedi. Inspiro, fuori l'aria dal centro del corpo, ritrovo l'imprint, quindi riporto la lombare totalmente a terra, piccola retroversione coi glutei però che restano per ora rilassati. Inspiro, lascio andare il bacino che torna in neutro. Fuori l'aria imprint, questa volta restiamo nell'imprint, spingo dai piedi, strizzo i glutei e srotolo il bacino. Salgo a fare un ponte, staccando una vertebra alla volta, resto su, inspiro, glutei fortissimi e fuori l'aria dal petto, sgonfio e snocciolo la colonna lentamente con controllo. Sento sempre la luce dei piedi a terra. Quando il bacino tocca terra, inspiro e rilasso, torno in neutro e di nuovo fuori l'aria. Centro, piedi, glutei e salgo. Inspiro qui e fuori l'aria scendo. Rilasso il bacino, inspiro. E di nuovo imprint, fuori l'aria, salgo. Hip rolls, snocciolata dalle anche, dal bacino. Inspiro, porto le braccia oltre la testa, tese. Fuori l'aria tornano le braccia, le riappoggio al pavimento e snocciolo di nuovo la colonna. Inspiro e vado fuori l'aria su. E porto di nuovo le braccia indietro, inspiro, questa volta resto. Spingo le braccia a terra e spingo i glutei verso l'alto. Più contraggo il retro del corpo, più sto espandendo il suo fronte.
Da qui, tenendo le braccia in spinta a terra, snoccioliamo la colonna espirando. Dal petto, anche se è più complicato, cerco comunque di mobilitare tutti i tratti della colonna, tutti i rachidi. Sollevo le braccia e porto questa volta le mani sopra le spalle, palmi che si guardano. E di nuovo su col bacino, questa volta un po' più fluidi. Resto su, 8 rimbalzi verso l'alto e piccoli shoulder bridge. 1, 2, fuori l'aria ogni volta. 3, 4, pavimento pelvico attivo. 6, 7. 8, resto su e porto solo le braccia a terra di nuovo. Spingo maggiormente sul piede sinistro e stacco a tavolino la gamba destra, senza ruotare i fianchi, strizzate i glutei. E riappoggio lentamente il piede. Cambio peso e stacco la sinistra. E appoggio. E di nuovo destra, questa volta stendo la gamba a soffitto, piede a martello. Più su che posso e riappoggio, faccio tutto il movimento al contrario, benissimo, e ultima gamba, ultima fatica, su, piede a martello, e appoggio, e lentamente srotolo il bacino. Abbraccio il ginocchio destro al petto, tiro bene, afferro il retro del ginocchio, piede a martello, inspiro e fuori l'aria cerco di stendere la gamba il più possibile e il più possibile verso il petto. Dita dei piedi ben attivi, inspiro, scendo. Durante tutta l'espirazione fuori l'aria stendo e resto un momento. Inspiro ed espiro. Resto teso. Inspiro ed espiro. Ancora, inspiro ed espiro. Lascio andare le braccia, la gamba resta lì e shakero la gamba verso il soffitto. Lascio andare la fatica, sgonfio le gambe, stimolo la circolazione e appoggio il piede. Tutto dall'altra parte, afferro la gamba sinistra al petto e resto un momento, tiro bene il ginocchio verso il petto, afferro il retro del ginocchio, inspiro, fuori l'aria piede a martello, stendo lentamente, inspiro, piego, espiro, estendo e resto e da qui respiro, in ed es. In ed es. In ed es. Lascio andare le mani, ma tengo lì la gamba e la shakero. E appoggio il piede a terra. Porto le braccia lateralmente aperte a croce e faccio cadere le ginocchia verso destra. Espirando. Per intensificare un po' la torsione, cerco di portare il ginocchio sinistro il più possibile in linea sopra il destro e posso con la mano destra delicatamente trazionare il ginocchio verso terra. Se la cervicale non mi dà fastidio, guarderò verso la mano sinistra. Inspiro ed espiro. Ombelico sempre leggermente contenuto per proteggere la schiena, il tratto lombare. Lentamente lascio andare, sciolgo la posizione e torno al centro. Inspiro e fuori l'aria dall'altra parte. Di nuovo, se voglio, allineo le ginocchia. Con la mano sinistra, questa volta traziono le ginocchia verso terra e guardo verso la mano destra e cerco di riportare le spalle a terra. E respiro profondamente, rilassando tutta la colonna. Le torsioni fanno molto bene se fatte con controllo, stimolano gli organi, aiutano la digestione. Ci chiudiamo ora sul fianco sinistro su cui siamo. Con l'aiuto delle mani ci solleviamo mettendoci sul fianco in appoggio sul gomito. Dentro l'addome, con la mano destra sollevo le coste. Quando lascio andare la mano, le coste restano su, quindi sto attivando tantissimo i miei addominali.
penso di avere il bacino infilzato da uno spiedino, quindi quando ci muoveremo non muoviamo, non basculiamo col bacino, spalle in linea, testa in spinta, piedi, bacino e spalle allineate, le ginocchia sono leggermente avanti. Inspiro, fuori l'aria, apro le ginocchia strizzando i glutei, attivo gli extrarotatori, alluci a contatto e talloni che si sollevano e giù. Un po' più fluido, lo faccio altre tre volte, fuori l'aria su e giù, inspiro e tre e giù e quattro e giù. Se posso ora sollevo anche il bacino mentre apro e su, baby side plank e giù e due e giù. Se posso quando scendo non mi appoggio quasi neanche, tre, sfioro il pavimento e giù. E 4, restiamo su, intensifichiamo, tonifichiamo tutta la zona, resto per 4, 3, 2, sorrido nella fatica e scendo. Passo dal centro, sciolgo le spalle e andiamo a fare tutto sull'altro fianco. Quindi appoggio il gomito bene sotto la spalla, ruoto la mano davanti al gomito, sollevo con la mano sinistra le costole, quando lascio andare resto in linea. E stessa cosa, fuori l'aria su, uno, e giù, e due, strizzo bene i glutei, e giù, e tre, e giù, non crollo mai con le coste, quattro, e giù. Secondo step, sollevo il bacino, uno, e giù, se non posso continuo con l'esercizio senza il bacino sollevato, due, e giù, che fa comunque bene, tre, e giù. 4, resto su, resto per 4, 3, 2, 1 e scendo e rilasso. Ci spostiamo nuovamente sulle ginocchia per rinforzare un pochettino ancora le nostre spalle. Andiamo in quadrupedia. Come abbiamo fatto prima, vi ricordo mani belle, dita delle mani belle aperte, tutto bene sotto bacino e spalle. Centro forte attivo, questa volta puntiamo le dita dei piedi. Baby plank, definiamolo così, preparazione al plank. Inspiro, fuori l'aria, stacco di un centimetro le ginocchia da terra e giù. Fuori l'aria su, non crollo con la testa e giù. E scapole piatte e su e giù. Ultima fatica, su e resto. Resto per 8, 7, 6. La schiena cerca di restare in neutro. 3, 2, 1, appoggio e vado un secondo in posizione di riposo, come abbiamo fatto prima. Risucchio l'ombelico. Se ho tensione forte ai polsi, posso puntare le dita delle mani a terra a ragnetto, sollevare così i polsi e rilassandoli. La tentazione nel plank è quello di fare l'effetto corazza e curvare la schiena. In alcune tecniche viene utilizzato, il Pilates invece cerca di favorire l'allineamento posturale che poi corretto che abbiamo nella vita, quindi meglio la scapola a metà strada tra retrazione e protrazione, una schiena più neutra possibile. Ok, andiamo ora seduti per l'ultima posizione prima di risalire in piedi. Ci portiamo con le gambe divaricate. Chi ha proprio poca mobilità nelle anche, si sente cadere molto indietro, può posizionare un supporto, un cuscino, un mattoncino, un libro, un piccolo sgabellino sotto il bacino. Per chi invece fa ancora più fatica può tenere le gambe leggermente piegate, come sta mostrando Martin nel video. Altrimenti, se riesco a stare ben dritto con la schiena, mi posiziono in divaricata. Spingo come abbiamo fatto prima le mani dietro il bacino, inspiro, sollevo bene la colonna, ingaggio tutti i muscoli e stacco le braccia. Braccia laterali come se fossi appoggiato su un muro, ritroviamo la nostra pila di monete d'oro, inspiro, mi allungo, spingo delle mensole immaginarie per tirare le scapole lontane dalle orecchie, fuori l'aria vado in torsione verso destra, inspiro centro. E fuori l'aria torsione, dentro bene l'ombelico dritto alla schiena, inspiro centro, fuori l'aria torsione, aggiungiamo un pezzetto, inspiro, mi tuffo nel dessous, mignolo della mano che vuole andare oltre il mignolo del piede e allungo anche l'altro braccio, torno sulla gamba, fuori l'aria,
inspiro centro e fuori l'aria dall'altra parte, inspiro mi allungo, fuori l'aria torno sulla gamba, inspiro centro, ora subito mi tuffo, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro, porto le braccia a terra e rilasso il busto avanti. Di nuovo, non importa quanto io arrivi con la pancia a terra, arrivi lontano, ma importa che io respiri, cerchi di rilassare i muscoli e lavori nella posizione. Camminiamo indietro con le mani e srotoliamo la schiena, ci portiamo sulle ginocchia, puntiamo le dita dei piedi, con l'aiuto delle mani solleviamo le ginocchia da terra e rilasciamo un momento la nuca tra le ginocchia, come se fossimo un ovetto, posizione dell'ovetto, e rilassiamo le tensioni della schiena, delle spalle. Espirando profondamente, portiamo i talloni a terra, stendiamo le gambe e allunghiamo la colonna, la corona della testa verso il pavimento. Ora, rispetto all'inizio della lezione, dovremmo riuscire a stare con le gambe tese il più possibile. Se però ci è ancora impossibile, troppa è la tensione, teniamo le gambe leggermente piegate. Ora, espirando, pieghiamo maggiormente le gambe e srotoliamo come abbiamo fatto all'inizio della lezione la colonna vertebrale. Una vertebra alla volta, riallineiamo subito il corpo, sentiamo subito gli allineamenti che abbiamo sistemato finora. Dita dei piedi belle aperte, muscoli attivi, corpo allineato, lungo verso il soffitto. E andiamo a inclinare la testa, l'orecchia destra vuole raggiungere la spalla e col braccio destro appoggiamo delicatamente la mano sopra l'orecchio e respiriamo. Non tiriamo, solo appoggiamo. E poi andiamo a fare, se vogliamo, dei piccoli movimenti col mento. Muoviamo così il collo e andiamo davvero a rilassare il trapezio, la muscolatura del collo e della cervicale, che soprattutto per chi ha un addome meno forte o comunque meno abituato a fare questo tipo di esercizi potrebbe ritrovarsi a fine pratica con un pochettino di tensioni. Lasciamo andare. Delicatamente, con una mezza circonduzione, portiamo l'orecchia, l'altra orecchia sulla spalla. Quindi andiamo dall'altra parte e questa volta sarà la mano sinistra a trazionare delicatamente il collo. Mi raccomando, spalle sempre lontane dalle orecchie. E anche qui, se voglio, qualche piccolo movimento. Respiro. Viso rilassato. Lascio andare il braccio e di nuovo passo dal centro, questa volta mi fermo al centro e srotolo solo il rachide cervicale, raggiungo la verticale. Inspiro, cresco e allungo le braccia verso il soffitto, afferro con la mano destra il polso sinistro, inspiro, mi allungo e fuori l'aria vado in flessione, basculo un pochettino col bacino dal lato opposto e tengo entrambi i fianchi lunghi, una bella stiracchiata finale. Inspiro, mi allungo ancora di più e torno, come se fossi dentro a due pareti. Cambio mano, inspiro e fuori l'aria. Quindi il centro è sempre attivo, non spancio, non in arco. Attenzione, curate sempre il vostro tratto lombare. Torno, lascio andare le braccia parallele, come se proprio afferrassi il soffitto più lontano che posso. Inizio a spingere dei piedi e salgo di nuovo in equilibrio. In flessione. Lascio andare le braccia e lentissimi scendiamo verso terra. Attenzione agli allineamenti delle caviglie. Inspiro, raccolgo tutta la forza da terra, un'ultima respirazione insieme per concludere. Afferriamo la fatica ed espirando la lasciamo scivolare via.